Amici di BPTV e appassionati di calcio femminile, buon pomeriggio da parte di Martino Cozzi e benvenuti al campo sportivo Nazario Gambino di Iarenzano. Terminata la pausa per le nazionali, Genoa e Pavia si tuffano nel rush finale del campionato con due obiettivi diversi. Le Rosso Blu vogliono riscattare la sconfitta in casa della San Marino Academy e confermare la settima posizione in classifica. Continuando il duello con Hellas Verona e Chievo Women. Pavia dall'altra parte invece vuole dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con il Bologna e continuare a sperare della salvezza. Mentre le due squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco si accendono i fumogeni dei tifosi del Grifone, andiamo subito a vedere quelle che sono le formazioni di questa partita, torna in panchina mister Filippini dopo la squalifica e conferma gran parte della formazione che ha perso contro la San Marino Academy sono solamente due i cambi non ci sono Enrico e Mele al loro posto, Oliva e Fernandez che compongono la difesa 4 insieme a Giles e Luca Fo, tutte quante davanti a Forcinella, torna in cabina di regia Sara Tardini con Bettalli e Scuratti con la, le due mezzali davanti il tridente confermato con Massa Ferrato e Bargi. Conferma anche Pablo Vergifkir, l'11 iniziale visto contro il Bologna. L'unico cambio è l'ingresso a centrocampo di Grumelli. Al posto dell'infortunata Cavicchia in porta c'è Migliazza, difesa 4 con Crevacore, Dubini, Semplici e Dugo a centrocampo da destra a sinistra. Longoni, Zecchino, Grumelli e Contena davanti Il 2 formato da Codeca e Accoliti. Scambio di saluti tra le giocatrici delle due squadre. Prima dell'inizio della partita ci sarà un minuto di raccoglimento per in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana. Adesso le due squadre vanno prima a salutare le rispettive panchine e poi ci sarà il Minuto di raccoglimento a dirigere l'incontro. Sarà il direttore di gara Giorgio Agni Agnillo della sezione di Vasto. I due assistenti Paolo Roselli di Avellino e Dario Tarocchi di Prato. Il minuto di raccoglimento lo viviamo insieme. Arrivano gli applausi da parte del pubblico di Arenzano, adesso è veramente tutto pronto per l'inizio di questa partita sarà il Pavia a muovere il primo pallone Genoa che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione uno sguardo rapido alle panchine In, uh, con Filippini ci sono Macera Abate, Parodi, Enrico, Acuti Campora, Rossi, Parolo e Mele le uniche due indisponibili sono Costi e Rigaglia dall'altro lato tre indisponibili Straniero, Cavallina e Cavicchia come abbiamo ben detto per un problema alla Tibia e allora Vergifcher si porta con sé Ternizza Grandi, Lepera, Ottina, Zecconi, Aprile, Poliglio, Asamoa e Avallone foto di Rito per la squadra rosso che come detto all'inizio occupa il settimo posto in classifica sono 37 punti raccolti fin qui dalle ragazze di Filippini che torna dalla squalifica, dall'altro lato 14 posto per il Pavia, solo 19 punti raccolti fino ad ora, 3 con Mr. Vergifker, ovvero quelli ottenuti contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato sembra ormai essere tutto pronto per il calcio d'inizio di questa sfida si scaldano anche gli spalti del Gambino di Arenzano, fischia il direttore di gara. E allora comincia, gustiamoci, questo Genoa-Pavia con il primo pallone che viene mosso dalla squadra ospite Dubini. Lancio in avanti a cercare Accoliti, l'anticipo di Gilles, palla che finisce direttamente in fallo laterale. E allora sarà prima rimessa della partita per il Pavia con Crevacore sul punto di battuta. A si gira bene appoggia nuovamente alla numero 29 che torna indietro da Dubini intercetta poi Scuratti che scambia con Bargi perde palla però la numero 24 allora nuovamente Pavia con Contena pressata da Oliva che non commette falle allora può subito partire la Genoa Massa uno contro uno con Dugo Massa va sul Mancino palla per Bettalli che prova a inserirsi e tiene il pallone Lì. Massa numero della numero 10 che poi calcia in porta. Il tiro, però è debole. E finisce tra i guantoni di Migliazza, primo tentativo della partita porta la firma della numero 10 rossoblu. Tiro però molto sterile. Facile, la parata di Migliazza, ma rilancio con i piedi, la numero 77 della Pavia, ma il pallone finisce. Dall'altra parte del campo dove c'è Forcinella che gestisce Giles. Riceve Tardini che è libera di impostare lei che ha giocato sulla fascia di destra nell'ultima partita. Torna invece nel suo ruolo naturale solo panchina per Enrico. E al posto di Mele che non è al meglio torna a titolare anche la venezuelana Fernandez difende il pallone Dugo sarà quindi rimessa laterale per il Pavia. Luca Fo. Riparte da dietro il Genoa. Oliva di prima per Massa che si gira molto bene e salta Dugo, Massa l'appoggio al limite per Bargi che se la sposta sul destro ancora Bargi pressata, deve tornare indietro non subisce fallo per il direttore di gara allora può ripartire la pavia ma la corsa di Semplici si interrompe subito ma poi riesce a recuperare Codeca. ancora Semplici in avanti a cercare Contena palla che finisce in fallo laterale e allora sarà la Genoa ad andare con le mani con Luca Fo che ha già appoggiato a Forcinella Giles, avanza la canadese, vuole la palla lunga a cercare la corsa di Ferrato. Lancio però troppo in profondità che finisce direttamente da Migliazza che può rimettere con grande tranquillità in gioco il pallone. Quando sono passati i primi 4 minuti del primo tempo. Ovviamente sempre 0-0. Accoliti, a pressata da Bettalli. L'appoggio indietro per Zecchino, che apre sulla sinistra per Contena. Sbaglia però lo stop da numero 27, che poi commette fallo ai danni di Oliva. C'era stata una sbracciata da parte della 23 del Genoa. Reazione dal numero 27, che però viene perdonata dal direttore di gara. Che la richiama subito all'ordine, la punizione probabilmente solo verbale per la numero 27. E allora si riparte con una punizione per il Genoa Luca Fo, la battuta corta a cercare Massa. Ancora Luca Fo. Subito attivi due allenatori nel dare indicazioni alle proprie giocatrici. Ora il Genoa che fin qui prova a fare la partita. Si difende bene in maniera molto compatta il Pavia con il 4-4-2 già sfoggiato nella vittoria casalinga contro il Bologna intanto la palla in verticale per Massa che deve vincere il duello con Dugo passa la numero 10 poi arriva però l'ottimo recupero di Dugo e allora si apre il campo in contropiede per il Pavia Accoliti e solo aspetta l'arrivo delle compagne lo trova un aiuto in Grumelli che poi va in verticale da Codeca ancora Accoliti per cucire il gioco Zecchino, l'apertura è sbagliata, colta in controtempo Crevacore e allora sarà rimessa laterale per il Genoa. Tardini, l appoggio per Luca Fo, Forcinella, riduce da... L'esperienza con la nazionale under 23. L'unica giocatrice che è stata assente durante questa pausa delle nazionali da entrambi i lati. Il tocco di massa sarà quindi rimessa laterale per il Pavia. Codeca. L'apertura sulla destra per Crevacore che cerca lo scambio con Longoni. Il pressing però di Fernandez va a buon fine e quindi recupera palla il Genoa che imposta nuovamente con Forcinella. Luca Fo. Palla in avanti a cercare Ferrato lotta con Semplici, l'apertura sulla destra per Oliva Bettalli, traversone di prima della numero 4 si alza una campanile in area di rigore libera poi Semplici ma al limite per Tardini che ripropone nuovamente in avanti per Baggi che cerca il traversone di prima, non colpisce il pallone sfera che si spegne direttamente sul fondo e quindi sarà Migliazza ad andare a rinvio Lancio in avanti di Dubini a cercare Longoni, palla però completamente imprecisa e quindi si riparte con una rimessa laterale per il Genoa. Ferrato, l'imbucata in area di rigore per Scuratti, che non arriva neanche alla conclusione perché viene fermata per posizione di fuorigioco e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la squadra ospite. Grumelli riceve palla al numero 14 a campo. E spazio per andare in verticale a cercare Codeca. Sponda per Accoliti che può girare sulla destra ma avanza centralmente. Si apre sulla sinistra. A Contena, sceglie l'appoggio per Zecchino. In verticale per Longoni. Creva Core. Traversone sul secondo palo, che finisce direttamente sul fondo. Controlla bene Forcinella. E quindi si ripartirà con un rinvio per la squadra di casa. Chiusura di Dugo, palla che esce in uh, fallo laterale e allora sarà rimessa per uh, il Genoa. Scombatte su questo pallone che finisce nuovamente in uh, fallo laterale. Allora nuovamente Gena con le mani, Contena però recupera il pallone e allora può ripartire la pavia. Sbaglia però Zecchino, Ferrato recupera il pallone al limite dell'area, può anche calciare, lo fa. Conclusione debole che finisce sul fondo della numero 18 Rosso -Blu. Secondo tentativo però della squadra di Filippini. Secondo tentativo che finisce debolmente sul fondo. Quando siamo arrivati al decimo del primo tempo, sempre 0-0. Bettalli di testa, intercetta, il rilancio di Migliazza, poi Ferrato prova ad allungare per Bargi. Chiude la difesa della Pavia e allora nuovamente Genoa. Oliva, Mele controlla la spalla e la porta, viene chiusa in fallo laterale. Quindi rimessa per la squadra di Filippini. Ferrato, si gira bene in area di rigore, poi viene chiusa da Dubini il rilancio di Zecchino. E allora, poi, Accoliti contro la spalla e la porta la numero 7, appoggiandosi a Contena e poi Dugo deve perfezionare il rilancio. Accoliti. Lotta con Bettalli e Tardini, subisce anche fallo, sarà quindi calcio di punizione per il Pavia. Continua a fare da raccordo tra le linee Serena Accoliti. Per lei già otto gol in stagione. Recupera palla Fernandez, può ripartire il Geno in contropiede. Sulla sinistra c'è Baggi, davanti solo Ferrato. Il suggerimento della venezuelana però è impreciso. Allora recupera bene la difesa della Pavia, Contena. Anticipata da Bettalli, allora può spingere nuovamente il Genoa, prova a passare la numero 4 che appoggia per Massa, che guadagna solo rimessa laterale. Oliva. Bettalli. Prova a girarsi la numero 4. Poi il suggerimento per Massa è buono. Vediamo se la posizione è regolare. Il traversone, il colpo di testa e la traversa di Ferrato. Poi però tutto fermo per fuorigioco di Massa. Altra occasione costruita dalla Genoa. Comincia a lavorare bene l'asse di destra formato da Bettalli e Massa. Che nel girone d'andata ha confezionato tante occasioni, tante gol che hanno portato il Genoa nelle zone alte della classifica. Ancora Massa, può andare la numero 10, arriva il traversone, direttamente in porta, colpisce la traversa. Poi Bargi, la conclusione è sul fondo. Si fa ancora vedere il Genoa con la traversa di Massa. Sarà calcio d'angolo perché c'è stata una deviazione. Sempre massa dalla bandierina, partono dalla linea di porta le giocatrici del Genoa. Ecco lo spiovente, allontanato la difesa della Pavia, poi ferrato la gira! Il palo è Migliazza che per due volte salva il Pavia, altra grande occasione per il Genoa. Prima Migliazza, poi il palo e poi nuovamente Migliazza che blocca. Grandissima occasione al quattordicesimo ma non è ancora finita perché il pallone ce l'ha ancora il Genoa con Ferrato sulla linea di fondo sua l'occasione poco fa per trovare il gol del vantaggio Fernandez gira al limite sul secondo palo il colpo di testa di massa palla che si allunga finisce nella zona di Oliva che brava a recuperare poi sbaglia l'appoggio e quindi rimessa per il Pavia che adesso può respirare Dugo, prestata da Bettalli, il rilancio poi è di semplici, il rilancio che però finisce direttamente in fallo laterale e allora rimessa per le rosso blu. Ancora massa il traversone. In area di rigore, lotta la numero 10 con Dugo che sta dando vita a un gran duello su quella fascia. Guadagna un altro calcio d'angolo al numero 10 rossoblu, Poi Oliva ha provato a battere rapidamente l'angolo, però si va con il traversone in area di rigore. Palla verso il centro dell'area, libera di testa, semplici, poi tocco di Tardini. Pallone innocuo che finisce tra i guantoni di Migliazza. Scuratti, apre bene sulla destra per Oliva. Prova la giocata centrale, la numero 23. Recupera palla Ila Pavia con Codeca da sola contro tutta la difesa del Genoa. L'apertura per Grumelli che è arrivata a supporto. Crossa al limite dell'area per Accoliti che non riesce a controllare. C'è il recupero di Scuratti, poi Fernandez e allora Giles per uscire con la palla al piede del Genoa. Riparte da Forcinella che appoggia sulla destra per Luca Fo. Scuratti, pressata da Longoni, deve tornare indietro su Giles che poi va in avanti a cercare Bargi. Ancora non si è accesa la numero 22 della Genoa. Meglio, dall'altra parte Massa, che ha sì trovato una conclusione debole dal limite, ma anche una traversa. L'altra grande occasione è stata per Claudia Ferrato. Semplici, deve uscire pressata da Ferrato, poi Dugo prova a passare su Massa, va alla numero 35 con l'esterno a cercare Accoliti, sempre... Libera tra le linee, Codeca a campo e spazio sulla sinistra la capitana della Pavia. 1 contro 1 con Oliva, vuole andare fino in fondo Codeca, si trascina la palla sul fondo, e quindi si ripartirà con una rimessa, rinvio dal fondo per il Genoa. Codeca che insieme a Dubini è stata tra le protagoniste dell'ultima gara di campionato della Pavia vinta 2-0 proprio nella ripresa grazie al gol di testa della centrale e al senso di gol del numero 9 che davanti al portiere non ha sbagliato come detto una vittoria che sicuramente ha aiutato la Pavia nell'attenzione qui intanto a rischio corso da Luca Fo poi le va bene perché Giles recupera il pallone, dicevamo, Pavia che ha vinto una partita fondamentale per continuare a inseguire il sogno salvezza. Grumelli, l'appoggio per Accoliti che va sul mancino, larga sulla sinistra, c'è Contena, vista e servita adesso dalla numero 7. E destra, rientra Contena, si appoggia a Dugo che prova a tagliare verso il centro del campo, ne salta due. Poi cerca l'appoggio per Codeca. Azione elaborata della Pavia con la conclusione. Poi ribattuta da Massa. E allora creva Core. Zecchino. Grumelli. Prova anche la conclusione. Che però esce veramente debole. E quindi blocca facilmente Forcinella. Fo. Porta palla la capitana della genoa poi il lancio a cercare ferrato che controlla bene spalle alla porta bettalli aspetta il movimento di massa e lo vede anzi di oliva il pallone però è troppo lungo e finisce direttamente sul fondo cerca la profondità la squadra di filippini con il suggerimento però impreciso da parte di giorgia bettalli 20 minuti nel primo tempo, sempre 0 a 0 tra Genoa e Pavia. Una partita sicuramente aperta perché era partito molto meglio il Genoa, che è andata più volte vicino al gol del vantaggio. Poi negli ultimi minuti sta uscendo piano piano la squadra ospite: che tra le due è quella che sicuramente ha più necessità di vincere. Dall'altro lato però la Genoa cerca tre punti importanti perché l'ultima partita con la San Marino Academy non è andata bene dato che è arrivata una sconfitta qui. Errore in fase di costruzione, però anche Fortunato. Fortunata la squadra di Filippini perché il pallone torna direttamente a Forcinella. Giles. Lancio lungo a cercare Massa che prova a controllare spalle alla porta, poi Ferrato. Nuovamente Tardini. L'apertura è ottima sulla sinistra per Fernandez, l'intervento è di Crevacore. Poi la venezuelana tiene il pallone, ma poi Crevacore è bravissima a recuperarlo. Meno brava Zecchino nell'appoggio e quindi sarà rimessa laterale per il Genoa. Tardini appoggio sulla destra per Oliva, ancora la numero 23 rosso blu che allarga sulla destra per Betalli. Movimento di massa che però non viene servita correttamente. E allora recupera palla e la Pavia Academy, con Zecchino. Che gioca bene in verticale per accoliti. Che adesso può puntare Tardini in campo aperto. Parte la numero 7 che cerca il suggerimento in verticale. Palla però imprecisa. E allora controlla con estrema facilità Forcinella. Che è già rimesso in gioco. Appoggiandosi a Luca Fo. Metalli. Nuovamente dietro per Tardini. Spesso che in fase di impostazione prova a giocarsela con una difesa 3 il Genoa con Tardini che si abbassa tra le due centrali, caratteristica che lei ha. Tant'è che in, uh, nelle ultime giornate ha fatto anche il terzino e anche il difensore centrale, Migliazza rischia tantissimo, ma poi trova fortunatamente. Dubini poteva essere un errore che costava caro. Allora, nuovamente Genoa. Oliva Tardini, appoggio per Fernandez che va in verticale da Betalli con l'esterno a cercare un suggerimento per Ferrato che prova anche a metterla in mezzo. Il pallone, però, è debole. Migliazza esce e blocca senza problemi. Superata la prima metà di questa frazione, sempre 0 a 0 tra Genoa e Pavia. L'anticipo di Gilles ai danni di Codeca, poi Zecchino propone in avanti per la contena. Ancora Zecchino. Dugo. Gioca adesso la squadra di Verghifchier con Grumelli. Dugo fortunata nel rimpallo con Massa, ancora la numero 14. In verticale per Longoni, ancora Dugo che aspetta l'inserimento di Crevacore. Arriva la chiusura da parte della difesa del Genoa, però nuovamente Pavia. Palla in avanti a cercare Codeca. Luca Fo intelligentemente, fa scorrere e permette l'uscita di Forcinella. lancio in avanti per Ferrato che trova la sponda ottima per Bargi, ma è grande anche l'intervento di Crevacore poi tutto fermo per una posizione di fuorigioco da parte di una delle due attaccanti rosso -blu. e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per il Pavia ma una soluzione questa lancio su Ferrato che fa la sponda di testa che la Genoa probabilmente cercherà con più insistenza nel corso della partita perché può pagare. Attenzione intanto, Massa, la chiusura da parte di Dugo sarà nuovamente rimessa a laterale. E intanto si ferma il gioco per il cooling break. E quindi le calciatrici delle due squadre possono bere dell'acqua perché oggi fa molto caldo qui ad Arenzano. Si dissetano le calciatrici delle due squadre, ma anche qualche indicazione data dai due allenatori. Vediamo soprattutto Bergif che adesso sta parlando con Migliazza. Probabilmente vuole cambiare qualcosa o comunque migliorare qualcosa in fase di costruzione. Fitti anche i colloqui di Filippini con le sue ragazze, che fin qui si sono comportate molto bene hanno creato soprattutto due occasioni importanti la traversa da parte di massa e il colpo di testa di ferrato dall'altro canto negli ultimi minuti è venuta fuori anche la qualità della pavia che si è fatta vedere in un paio di occasioni dalle parti di forcinella senza mai trovare conclusioni veramente pericolose però i tiri sono comunque arrivati verso lo specchio della porta del rossoblù. Con le mani Oliva, palla al limite dell'area, controllata poi da Scuratti, che apre sulla sinistra per Fernandez. Traversone in area di rigore, il colpo di testa da parte di Ferrato. Palla debole che però finisce da Guantoni di Migliazza che ha già rimesso in gioco il pallone. Giles l'anticipo su Codeca, riparte quindi la Genoa con uh, Oliva che riceve sulla destra e a campo e spazio per andare. Verticale a cercare ancora Ferrato, poi Zecchino, Codeca, controlla spalle la porta e appoggia per la corsa di Longoni, sulla destra c'è Crevacore che può puntare Fernandez, l'appoggia per Codeca, non si chiude il triangolo, sarà solamente rimesso laterale per il Pavia. Codeca che come Bargi e Bettalli ha. Timbrato il cartellino nella gara d'andata vinta 3-1 dalla squadra rossoblu Oliva avanza sulla destra. Il Genoa, poi costretta a tornare indietro la numero 23. E allora Luca Fo Massa viene a giocare tra le linee. La numero 10, poi Pallone in verticale a cercare Ferrato il colpo di testa. Da parte di Dubini poi nuovamente cross sul secondo palo con la sponda di Baggi, pallone che finisce in porta, il vantaggio della Genoa al ventinovesimo minuto del primo tempo. Colpisce di testa Caterina Bargi che, fa quota, che sale a quota 21 gol in campionato e allunga in testa la classifica Marcatori. Ma la cosa più importante è che al 29 minuto cambia il risultato. Vantaggio del Genoa, segna Bargi di testa. Si sblocca quindi la partita alla mezz'ora del primo tempo. Padrone di casa in vantaggio. E adesso vediamo se arriva la reazione della Pavia. Se il Genoa proverà a spingere per raddoppiare. Creva Core Grumelli. palaina verticale. Poi intercettata. E allora Tardini può impostare nuovamente allargando sulla sinistra per Fernandez Luca Fo avanza la numero 74 poi l'appoggio per Bettalli che prova ad aprire sulla destra per Oliva c'è una deviazione sarà rimessa laterale per il Genoa Aspetta un movimento oliva, poi cerca direttamente Massa, Bettalli. Fernandez, l'appoggio per Tardini, poi Giles. Lancio lungo con il mancino, a cercare Ferrato, il colpo di testa è di Dugo, poi Contena. In avanti Grumelli, a cercare la sponda di testa di Codeca, che però non riesce a trovare Accoliti. Allora nuovamente Genoa. Ferrato prova a girarsi la numero 18, finisce a terra tutto regolare per il direttore di gara. Poi in realtà cambia idea, fischi fallo, quindi sarà calcio di punizione per la scuola di casa. Rimasta sul punto di battuta di questa punizione solo due giocatrici in barriera, volute da Migliazza. Vediamo se cercherà uno schema. La numero 10 del Genoa. Il tocco è corto per Fernandez che poi va in verticale al limite per Bettalli, che però non controlla. Ma ancora Genoa con Fernandez che passa sulla sinistra, l'appoggio indietro per Scuratti, poi in massa. Ferrato spalla la porta, nuovamente Tardini che calcia, palla che rimane lì ancora Tardini. La conclusione è alta sul fondo, si fa vedere nuovamente in avanti il Genoa. Conclusione della numero 25, che finisce però alta. Il tocco di testa di Bettalli che manda massa in verticale. L'ottima chiusura da parte di Dubini. Chiedevano anche un retropassaggio volontario. Le giocatrici rossoblu. Non per il direttore di gara. E allora pronta al rilancio Migliazza. Trova Longoni sulla destra, poi il suo colpo di testa però è impreciso. Finisce fuori e quindi rimessa per il Genoa. Prova a passare Scuratti, viene però chiusa la numero 24 della Genoa, e allora sarà calcio d'angolo per la squadra rossoblù. Sempre Massa dalla bandierina, arriva la battuta direttamente in porta, prende il palo e poi Bargi da due passi. Non riesce a trovare il gol del 2-0. Ci ha provato direttamente da calcio d'angolo Alessandra Massa. Che dopo una traversa prende anche un palo. Poco concreta poi Bargi. Veramente da due passi, non è riuscita a trovare il 2-0. Accoliti. Prova ad allungare la propria squadra. La numero 7 che cerca l'apertura sulla destra per. Contena recupera palla poi la Genoa Ferrato apre sulla sinistra per Fernandez nuovamente per Ferrato doppio scambio tra le due giocatrici poi Tardini trova Respiro la manovra del Genoa, Luca Fo. Prova ad andare verso l'interno del campo. La squadra di Filippini, Betalli, aspetta un movimento. Cerca il lancio per Bargi, poi la chiusura di Creva. Corre, ma la palla ce l'ha ancora il Genoa. Massa, limite dell'area, prova a girarla di prima. Allontana Dubini, poi con il tacco. E poi la conclusione è di Baggi, finisce direttamente sul fondo, ci prova ancora la numero 22, arrivata a 21 gol in stagione. Il rilancio di Migliazza, il colpo di testa di Bettalli, palla che finisce in fallo laterale e quindi sarà la Pavia ad andare con le mani quando siamo arrivati al 36esimo del primo tempo. Sempre 1-0 per il Genoa, Contena, l'appoggio per Zecchino che poi prova ad andare in verticale a cercare il movimento di una compagna. ma controlla con una grande tranquillità Forcinella che ha già rimesso il pallone in gioco appoggiandosi a agiles Tardini Luca Fo lancio lungo a cercare la corsa di Massa che deve affrontare semplice nell'uno contro uno lotta a spalla la porta Alex Chievo poi Passa da un'altra ex chievo che va in verticale per Oliva, che cerca anche il traversone. Ma il pallone era già uscito e quindi sarà rinvio dal fondo per il Pavia. Fernandez colpisce di testa e si appoggia a Giles che poi va da Luca Fo. Prova ad attirare il pressing delle giocatrici del Pavia al Genoa per poi andare in profondità. Idea che riesce in questa occasione. Guadagna poi solo una rimessa laterale Bargi che rimane anche a terra dopo... Lo scontro con un'avversaria, tutto regolare però per il direttore di gara. Tardini, torna indietro direttamente da Forcinella. Riparte dal basso il Geno, poi costretta al rilancio lungo il portiere rossoblù. Che però trova Ferrato che gioca bene, spalle alla porta, vincendo il duello con Semplici. Betalli in avanti a cercare Massa che riesce a passare su Dugo, che però poi torna all'imbucata per Oliva che va alla traversone in area di rigore. Il Colpo di testa di Dubini. Poi Dugo, Betalli prova la conclusione buona l'idea, palla che però esce di poco torna a farsi vedere in avanti il Genoa ma la conclusione di Bettalli finisce larga Longoni pressata da Fernandez poi palla per Codeca accoliti, esce bene qui la Pavia ma non ci sono compagne da servire Passa la numero 7 su Tardini, ancora Accoliti che poi va alla conclusione. Palla che finisce fuori di poco. Bel contropiede orchestrato dalla squadra ospite. Ma il tiro di Accoliti è uscito veramente di poco. Anche se Forcinella era comunque sulla traiettoria. Massà cerca il tocco in profondità per Baggio, arriva la chiusura di Dugo ma Ferrato recupera il pallone e allora ancora Genoa Ferrato in area di rigore, rientra sul mancino ma non riesce a completare il dribbling perché arriva l'ottima chiusura di Semplici poi Grumelli sbaglia tutto, il Pavia poteva ripartire perché il Genoa è rimasto scoperto ma la palla ce l'ha nuovamente... La squadra padrona di casa Massa prova l'imbucata al limite, poi la chiusura con Zecchino che di punta serve Codecaina verticale. Accoliti controlla bene sulla sponda della propria capitana. Ancora Accoliti, messa giù da Tardini che commette fallo e quindi sarà calcio di punizione per il Pavia che ancora una volta esce molto bene in contropiede trovando un grande feeling tra le due attaccanti. calcio di punizione da una buona posizione per il Pavia palle inattive che possono diventare un fattore per la squadra di Vergifchier c'è Grumelli sul punto di battuta vediamo se andrà direttamente in porta perché comunque la distanza non è proibitiva o va al traversone come in questo caso cercare sul secondo pallo Dubini c'è la chiusura però di Forcinella che esce bene in anticipo e fa suo il pallone Oliva, 42 minuti nel primo tempo, sempre 1-0 per il Genoa. Decide fin qui Bargi che adesso riceve un'inconsueta posizione di esterno destro. Luca Fo. Cercata Bargi che prova a venire verso il centro del campo, viene però chiusa. Ma Grumelli sbaglia, subisce anche fallo e quindi sarà calcio di punizione per il Pavia. Che prova ad alzare il ritmo in questo finale di primo tempo. Grumelli sul punto di battuta, non salgono le due centrali. Palla in aria di rigore allontana di testa Giles. Poi accoliti limite dell'area, prova la conclusione, colpisce Fernandez. Poi di nuovo, questa volta il tiro è largo e finisce sul fondo. Parte ancora dal basso il Genoa con uh, il tocco di Giles per Forcinella che poi va dritta per dita a cercare Ferrato. Tocco di Contena. Codeca. L'appoggio per Dugo. Ancora Codeca. Apre molto bene sulla destra per Crevacore che può anche crossare a cercare. Accoliti il colpo di testa di Giles. È fondamentale perché la numero 7 si era liberata molto bene in area di rigore. Poteva colpire a due passi da Forcinella poi qui Crevacore con grande mestiere guadagna una rimessa laterale anche se poi sembra aver cambiato idea il direttore di gara ma è rimessa che il pavia ha già battuto nuovamente Crevacore con le mani a Longoni la chiusura di Fernandez nuovamente rimessa per la squadra ospite Grumelli riceve il limite, se la sposta sul mancino. Almeno ci aveva provato perché la chiusura di Bettagli è ottima. E allora prova a distendersi in contropiede la Genoa. Ma la chiusura decisiva da parte di Dugo, che mette in fallo laterale, non lascia passare Massa e quindi solo rimessa per il Genoa. Ultimi 30 secondi regolamentari, poi sarà recupero. Vediamo quanto intanto Bargi in area di rigore deve girarsi e poi calcia arriva una respinta da parte di semplici poi limite dell'area con uh, Bettalli l'appoggio di Scuratti nuovamente Bettalli nuovamente Genoa Oliva Massa prova a passare l'ultimo tocco è di Dugo sarà rimessa laterale e si chiude qui il primo tempo senza recupero è 1-0 per il Genoa, decide la rete di Baggi al ventinovesimo del primo tempo, ha provato a reagire almeno sul piano del gioco il Pavia ma non ha trovato il gol del pareggio, per il momento dal Gambino è tutto, noi ci sentiamo tra qualche minuto per l'inizio della ripresa. Nuovamente collegati dal campo sportivo Nazario Gambino di Arenzano dove le due squadre stanno tornando in campo per l'inizio del secondo tempo. Prima frazione che si è chiusa con il Genoa. Avanti 1-0 grazie al gol al ventinovesimo di Bargi. Andiamo a vedere quelle che sono. 22 ragazze che cominceranno anche questo secondo tempo e non ci saranno cambi almeno per il momento allora 4-3 per il Genoa con Forcinella in porta Oliva, Luca Fo, Giles e Fernandez in difesa Bettalli, Tardini e Scuratti a centrocampo, Massa, Ferrato e Bargila davanti solito 4-4-2 per il Pavia confermato con Migliazza in porta, Crevacore, Dubini semplici e Dugo in difesa, Longoni, Zecchino, Grumelli e Contena a centrocampo davanti la coppia formata da Codeca e Accoliti. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, si aspetta solo il fischio del direttore di gara Giorgio Danilo di Ivasto. I due assistenti sono Paolo Roselli di Avellino e Dario Tarocchi di Prato. Comincia adesso il secondo tempo. È la Genoa che muove il pallone con Tardini. Sulla destra c'è Oliva. Nuovamente Tardini, palla in avanti, intercitata però da Grumelli. Codeca prova a spostarsi il pallone sul mancino al numero 9. L'apertura è per Contena che si appoggia nuovamente a Grumelli. Poi Dugo prova la palla in verticale. Arriva la chiusura di Luca Fo e allora nuovamente Genoa Massa Prova a passare la numero 10 rosso-blu, arriva la chiusura di Dugo, ma poi Massa combatte e recupera il pallone. Ancora Massa. Tardini cerca il pallone in area di rigore per Scuratti, la chiusura di Crevacore. Poi Massa mette nuovamente in mezzo il tacco di Scuratti a cercare una compagna, ma non c'era nessuno a rimorchio e allora... Recupera poi nuovamente palla il Genoa. Giles. Appreso la sinistra per Fernandez. Cominciano a muoversi delle giocatrici sulla panchina del Genoa. Ancora tutto fermo su quella della Pavia. Vettalli. Va a passare la numero 4, viene messa giù da Semplici, chiede un cartellino Oliva, ma solo fallo, secondo il direttore di gara. Massa sul punto di battuta. Sei giocatrici della Genoa in area di rigore, più Oliva pronta a inserirsi. Arriva la battuta verso il centro per Ferrato che stacca! Il suo colpo di testa però finisce sul fondo, prima occasione della ripresa per la squadra rosso -Blu, Ancora sulla testa di Claudio Ferrato che nel primo tempo ha trovato solo Migliazza sulla sua strada, Migliazza e il palo soprattutto sulla sua strada a negarle il gol. il rilancio di Migliazza contro la spalla e la porta Coliti. poi Longoni la sovrapposizione di Crevacore passa con un tunnel su Fernandez poi l'appoggio però è sbagliato e allora nuovamente Tardini Crevacore che insieme ad Asamoah che comincia dalla panchina questa partita è l'unica diffidata in caso di cartellino giallo salterebbe la partita con la San Marino Academy in programma domenica prossima. Sfida importantissima per il, il, pardon, il Pavia per continuare a sperare nella salvezza. Un vero e proprio scontro diretto. Bettalli in avanti a cercare la corsa di Bargi che passa su Crevacore salta anche Migliazza. Bargi in area, Bargi l'appoggio per Ferrato che però non riesce a concludere. Ma poi tutto fermo per fuorigioco. Ma ancora una volta l'attacco alle spalle della difesa che crea tanti problemi. Questa volta tutto fermo per la posizione di offside della numero 22 Rosso-Blu. Si riparte con la punizione, pronta a battere la numero 4 Dubini, c'era il movimento a venire incontro di Zecchino poi decide di calciare lungo. Codeca lotta con Giles, fa sportellate la numero 9 che subisce anche Fallos, quindi calcio di punizione per il Pavia. Continua nella sua buona partita di lotta e spalle alla porta Bianca Maria Codeca. Per lei 14, i gol in stagione fin qui. Lei che nella sua carriera da calciatrice ha avuto anche una parentesi come giocatrice di basket all'età di 12 anni. Aveva deciso di lasciare il calcio per dedicarsi al basket. Poi è tornata però ripartendo dalla serie D, Grumelli. Batte la punizione direttamente tra i guantoni di Forcinella, nulla di fatto quindi per il Pavia in questa occasione. Fernandez. Tardini. L'appoggio indietro per Forcinella. Il rilancio di Forcinella a scavalcare la linea di pressione del Pavia. Però il pallone finisce in fallo laterale. E allora ha già battuto Crevacore. Zecchino. Ancora l'ex rossonera prestata da Bargi, costretta a tornare da Migliazza che rilancia. Sbaglia il controllo Longoni. Palla che finisce in fallo laterale per il Genoa. Le palla Crevacore in area di rigore, la conclusione, la traversa da parte di Scuratti, palla che rimane lì, Bettalli! Arriva il raddoppio della Genoa al settimo minuto del secondo tempo, prima la traversa di Scuratti, poi decisiva la deviazione, il colpo di Bettalli da pochi metri, 2-0 per il Genoa che comincia nel modo migliore il secondo tempo. Come all'andata colpiscono nuovamente Bargi e Bettalli. 2-0 per il Genoa che comincia bene il secondo tempo. Sfortunata Scuratti sulla traversa. Grande parata da parte di Migliazza e poi l'azione è proseguita con il tapin da pochi metri di Bettalli. Che sale a quota 6 gol in campionato. E quindi si ripartirà con uh, il Genoa avanti di due gol. Servito qualche minuto per ripartire perché una giocatrice della Pavia era rimasta a terra. Ma si sono si ristabilita subito. E quindi si riparte con la squadra di casa avanti di due gol. Baggi con il tacco prova a passare libera ancora scurati in area di rigore. Questa volta è l'appoggio è per Baggi che non calcia, finisce a terra, non è rigore la conclusione poi di Ferrato che finisce sul fondo. Altra occasione per il Genoa che continua a spingere nonostante il gol del 2-0, continua a creare problemi in quella zona di campo. Qui Ferrato va a pressare anche Dubini, non riesce a tenere il pallone in campo, ma l'atteggiamento è quello giusto ha approcciato molto bene la ripresa il Genoa, un po' meno il Pavia prova a muovere da dietro il pallone la squadra ospite guadagna però rimessa a laterale il Genoa con Oliva che è già pronta ad andare con le mani. La palla che passa. Arriva. Massa che crossa al centro dell'area, La chiusura è in un bello stile di Longoni. Poi Contena. Prova a controllare questo pallone. Dugo. Pallone giocato in avanti. Che però è completamente sbagliato. Finisce in fallo laterale. Allora nuovamente Genoa con le mani palla direttamente in aria per Ferrato che deve liberarsi l'appoggio per la Massa tutto fermo però perché fuori gioco della numero 10 della Genoa ben asservita da Ferrato che ancora una volta dimostra come riesca a giocare bene a spalle alla porta Accoliti Vediamo se riesce a reagire la Pavia dopo il raddoppio del Genoa. Fin qui la squadra di Bergifchia sta subendo l'ondata rosso-blu. Non è riuscendo a reagire. Longoni prova a giocare tra le linee la squadra ospite con Accoliti chiusa da Massa. Poi Scuratti. Non vince il rimpallo, arriva poi Massa che forse subisce fallo, anzi no, si gioca con la conclusione da parte di Zecchino, palla che finisce direttamente sul fondo, rimane a terra Massa dopo il contrasto. Contrasto duro, sulla quale ha avuto la peggio la numero 10. Rosso blu, probabilmente ha preso un colpo al ginocchio, c'è lo staff medico in campo pronto per eh, tutte le cure del caso, vediamo se riuscirà a proseguire nella sua partita. L'attaccante della Genoa, che nel primo tempo si è resa protagonista di due grandi occasioni, prima una traversa, poi un palo direttamente da calcio d'angolo, non ce la fa, chiede il cambio lo staff medico della Genoa, allora è subito pronta a entrare in campo Arianna Acuti. Al tredicesimo del secondo tempo arriva il primo cambio tra le fila del Genoa. Cambio forzato perché Massa ha preso una botta in un contrasto. Viene trasportata fuori direttamente dallo staff rosso -blu. Ovviamente ci auguriamo che non sia nulla di grave per la numero 10 che era appena... È rientrata da qualche giornata dopo un infortunio muscolare. Allora entra in campo Acuti con il numero 17. Si riparte con il geno in possesso del pallone. Tardini. Palla verticale per uh, Bettalli che appoggia molto bene per Ferrato che va nuovamente in verticale per Bargi. La chiusura di Crevacore, poi rischia Longoni, nuovamente Crevacore ma ancora Genoa. Fernandez. Prova a fare tutto da sola la numero 8, viene però fermata e allora riparte il Pavia con Accoliti. Che si muove bene tra le linee, salta Tardini, sulla sinistra c'è Contena, vista e servita. La numero 27 che però sbaglia il controllo del pallone che finisce direttamente in fallo laterale e quindi sarà rimessa per il Genoa. 21esima presenza stagionale per Acuti che fin qui ha segnato anche tre gol. Remessa laterale di Oliva, cercare Bargi, poi Ferrato lotta nuovamente e guadagna il pallone. Arriva poi il fischio per posizione irregolare, e quindi si ripartirà con una posizione, con anzi una punizione per il Pavia che ha già battuto la squadra di Vergifcher. Pettalli perde il pallone poi lo recupera in un primo momento Fernandez ma prova a soffiarlo alla venezuelana e allora Pavia con Grumelli l'apertura sulla sinistra per Dugo che entra verso il centro del campo prova a spaccare in due la difesa della Genoa l'appoggio era per Longoni poi finisce anche per commettere fallo Dugo Intervento in ritardo ai danni della numero 8 Fernandez. Quindi sarà calcio di punizione per il, il Genoa. Luca Fo. Gioca in avanti per uh, Ferrato. Perde il pallone questa volta e allora Pavia con Grumelli in avanti. Codeca arriva la chiusura da parte di Tardini. Poi Oliva deve lottare. Addirittura con Semplici, che è arrivata a pressare fino alla bandierina opposta, esce però molto bene. Acuti, allora riparte dal proprio portiere il Genoa. Tardini sulla sinistra per Fernandez. Giles. Svirgolata della numero 19. Con il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Zecchino. Dugo. Rientra sul destro, contena, l'appoggio poi è sbagliato. Allora nuovamente Oliva, in avanti per Ferrato. Uno contro uno con Semplici, prova a passare in velocità Ferrato. Che arriva fino in fondo, Ferrato, Ferrato finisce giù. Tutto regolare però per il direttore di gara. Sarà quindi rimessa dal fondo per il Pavia. Contatto minimo tra le due giocatrici. Nonostante poi le proteste dell'attaccante rosso-blu. Accoliti, si gioca con la sponda di Codecà, nuovamente per Accoliti, l'appoggio per Grumelli, in avanti per Codecà, esce bene questa volta la Pavia, Occhio al numero 9 che si sposta il pallone sul destro, calcia, trova la deviazione di Giles con la palla che finisce in calcio d'angolo e quindi torna a farsi vedere la Pavia in avanti con un tiro dalla bandierina. dalla bandierina Grumelli con il mancino arriva il traversone sul primo palo stacca di testa Bargi, palla che è ancora al limite Bettali finisce a terra arriva la conclusione che sfiora di pochissimo l'incrocio dei pali occasione per il Pavia poteva riaprire la partita tiro comunque che finisce sul fondo Giles lancia in avanti a cercare e trovare Acuti che poi si appoggia afferrato sulla destra apre per Oliva in avanti per Acuti c'è stata una deviazione sarà quindi calcio d'angolo per il Genoa con Tardini si va a prendere il pallone per battere tocca a lei la battuta dei corner dopo l'uscita di Massa per infortunio sei giocatrici in area di rigore, più battaglia al limite. Arriva la battuta sul secondo palo con Acuti che raccoglie, anzi no, lascia andare in fallo laterale perché c'è stata una deviazione. Conta Fernandez con le mani, dentro l'area per Bargi, allontana poi la difesa della squadra ospite con Coliti che non arriva su questo pallone, c'è la chiusura di Giles. forcinella arriva lancio in avanti per uh, Bettalli poi l'anticipo di una giocatrice della Pavia Codeca Accoliti a scorrere il pallone se lo porta sul destro può anche calciare sceglie l'apertura sulla destra per uh, Longoni costretta a lottare e perde anche il uh, duello con uh, Fernandez e intanto arrivano anche i primi cambi nella Pavia con Contena che lascia il campo al suo posto con il 99 a Vallone e poi lascia il campo anche la numero 14 Grumelli dentro con il numero 5 Lepera. Cambio offensivo perché esce una centrocampista come Contena entra un attaccante come Avallone. Vediamo se cambierà anche la disposizione in campo. Così sembra con uh, Lepera davanti alla difesa. Longoni e Zecchino, le due mezzali, e poi accoliti alle spalle di Avallone e Codeca. Proprio la numero 7 che riceve, cerca Avallone, riesce solo a guadagnare una rimessa laterale. Che creva core, è già pronto a battere, non riesce a controllare il pallone a vallone. Si ripartirà quindi con una rimessa dal fondo. Vediamo se questo cambio di modulo aiuterà la Pavia a trovare delle geometrie di gioco diverse nella gara. Persa in casa con il Cesena quando è stato il cambio di modulo. La squadra ha trovato più spazio e ha trovato delle geometrie migliori. Sfiorando anche il Pareggio. Sì, sfiorando il gol del 3 a 2, poi finita 4-1 palla in verticale a cercare Bargi che pa parte nuovamente alle spalle della difesa della Pavia gioca la numero 22 Bettali di prima a cercare Scuratti ancora in area di rigore era però in fuorigioco la numero 24 che non aveva controllato bene il pallone e quindi si riparte con una punizione per la squadra ospite Giles, poggio sulla destra per Oliva che cerca di allargare. Per Acuti arriva un tocco e una deviazione che manda il pallone in fallo laterale. A Vallone porta palla numero 99, al limite trova Codeca che calcia con il mancino. Trova a sua volta una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo per il Pavia che cerca di rimettersi in corsa, cerca il gol del 2-1 che riaprirebbe la partita. In un secondo tempo che al di là della gol di Bettagli non ci ha regalato grandi emozioni. Vediamo se si riaccende in questi minuti il match. Battuta dell'angolo, direttamente al centro per Alepera, che trova il gol della 2-1. Torna in partita il Pavia con la neo entrata. Sofia Alepera che di testa al centro dell'area batte Forcinella. Si riapre il match 2-1. Primo gol stagionale per la numero 5, classe 2004, arrivata quest'estate dalla Juventus Women. E quindi si riapre il match qui ad Arenzano con il Pavia che adesso è sotto, sì, ma di un solo gol. Ha colpito su calcio d'angolo le pera di testa. Attacca il Genoa con acuti. Tardini sulla destra per Oliva. Ancora acuti di prima. La chiusura di Dugo. Il tocco è di Zecchino. Ma viene fischiato un fallo ai danni di acuti. Quindi si ripartirà con un. Calcio di punizione per il Pavia, per il Genoa. 5 saltatrici più Bettagli e Oliva, pronte a inserirsi dal limite dell'area. Sul pallone c'è Tardini. Parte la battuta della numero 25, pallone in area di rigore a cercare Gilles. su colpo di testa però è largo e finisce sul fondo. Torna a farsi vedere in avanti la squadra rossoblù. Non riesce però a trovare miglior fortuna su questo calcio di punizione. Riparte con una rimessa laterale per il Genoa. Con la palla in area di rigore, il cross di Oliva. Poi Dugo libera la difesa della Pavia. Ma ce l'ha il pallone. Ce l'ha nuovamente il Genoa. Con Tardini che prova a passare. Ma arriva la chiusura con il fisico di Accoliti. E allora Zecchino prova a guidare la transizione offensiva della squadra ospite a Vallone. Poi scoperto il Genoa, 3 contro 3, rientra però la retroguardia rosso-blu, palla in aria a cercare Creva Corre che non riesce ad anticipare Forcinella, bravissima ad uscire, poteva diventare un'occasione veramente pericolosa per il Pavia, che adesso deve cercare di sfruttare gli spazi che si apriranno nella difesa del Genoa che continua a spingere a caccia del gol del 3-1. Per ristabilire le distanze iniziali. Foccinella gioca ancora dal basso, Scuratti prova a passare il pallone di poi Longoni che non riesce a giocare in avanti, risolve una situazione complicata a Giles, poi Forcinella rilancia. Lucafo. Allaga sulla destra per Oliva, poi Bettalli vuole giocare in verticale, al numero 4 arriva però la deviazione di Lepera e allora recupera palla Pavia. In avanti per Accoliti che si gira bene e apre sulla destra per Crevacore. Spinge la squadra ospite. Palla in area di rigore per Avallone. Che ha tempo e spazio per controllare il calciare. Arriva una deviazione. Sta soffrendo però il Geno in questa fase. Sta uscendo il Pavia dopo il gol di Lepera Longoni. Lotta con Fernandez. Non guadagna la rimessa laterale. Che però. Verrà battuta proprio dalla numero 8 rossoblu E intanto arriva un altro cambio, il secondo nella Genoa. Con l'ingresso in campo di Enrico, che prende il posto di Tardini. Al trentesimo del secondo tempo, e l'arbitro ne approfitta anche per chiamare il cooling break. Occasione per bere e rinfrescarsi per le giocatrici prima di affrontare l'ultimo quarto d'ora di partita. Sarà un quarto d'ora decisivo perché Genoa deve difendere il 2 a 1 che fino qui regalerebbe un'altra vittoria dopo la sconfitta con la San Marino Academy. Sarebbe la dodicesima vittoria in campionato. Dall'altro lato, Pavia che si sta avvicinando alla diciassettesima sconfitta e trovare il gol del pareggio sarebbe fondamentale per la squadra ospite. Terminato il cooling break, effettuato anche il cambio con l'ingresso in campo di Enrico al posto di Tardini. Vuole più lucidità nella gestione della palla Antonio Filippini. Perché Enrico è sembrata un po' stanca in questi ultimi minuti, diciannovesima presenza per la numero 13 ex Parma, si riparte quindi con la battuta della rimessa laterale Bargi in avanti per Ferrato che si libera molto bene e allunga in verticale per Bargi uno contro uno con Creva Crevacore poi Scuratti deve gestire palla, spalla alla porta il tocco indietro per Bargi è sbagliato allora può ripartire la Pavia in contropiede Lepera a vallone controlla spalla alla porta poi l'ultimo tocco è di Scuratti che subisce anche un tocco ma la rimessa per il Pavia Accoliti. Longoni. A ah, vallone. Passa molto bene la numero 99 che può puntare sulla destra. C'è il movimento di Kodeka. Vista e servita però in maniera sbagliata poi Luca Foss sbaglia il rinvio. Colpisce in pieno Enrico. E qui la Gena si salva perché poteva diventare un'occasione pericolosa ma il pallone ce l'ha ancora il Pavia. Dugo cerca il cross arriva solo la deviazione di Acuti allora sarà nuovamente rimessa laterale Leperà prova anche la conclusione dal limite dell'aria respinta dalla difesa della Genoa poi Bargi per tenere questo pallone finisce a terra la numero 22 che subisce fallo, colpo in faccia, subito dall'attaccante rosso blu. Subito l'intervento dei sanitari con Abargi che si rialza proprio in questo momento. ripartirà probabilmente con un calcio di punizione a favore del pavia intanto si prepara anche un cambio tra le fila della squadra ospite non è punizione ma verrà scodellato dal direttore pallone che verrà scodellato dal direttore di gara con la Zecchino che ha già giocato ancora Zecchino ha preso la sinistra per Dugo Accoliti si accenta la numero 7 che poi arriva alla conclusione blocca Forcinella altro segnale però mandato dalla squadra ospite che prova a spaventare il Genoa in questi ultimi 10 minuti più recupero del secondo tempo conduce sempre la squadra di Filippini 2 a 1 ma il gol di, di Lepera ha cambiato il senso della partita e intanto commette fallo ferrato ai danni di Dugo si ripartirà con una punizione per il Pavia intanto Asamoa è sempre pronta a entrare Vediamo quando verrà effettuato il cambio. Proprio in questo momento, con uh, la numero 66 che prende il posto di Longoni. Non cambia di fatto nulla perché Asamoa, nonostante abbia giocato recentemente da terzino, può giocare anche da mezzala. E quindi, tutto invariato a vallone limite dell'area, chiusa da Enrico poi Scuratti allontana il pallone palla che però finisce in fallo laterale e allora nuovamente Pavia in avanti a pallone prova a fare tutto da sola numero 99, poi Lepera appoggio per Zecchino che aspetta la sua posizione di Dugo che però sembra anche lei molto stanca Zecchino comunque il caldo non aiuta le giocatrici in campo. Ancora Zecchino, si fa vedere l'Epera. Sceglie l'apertura sulla destra proprio per Asamoa. Primo pallone toccato dal numero 66 che fa tutto da sola. Finisce poi per portarsi il pallone sul fondo e quindi si ripartirà con un rinvio per il Geno. Dugo lotta con Ferrato che prova a rubarle il pallone e ce la fa, attenzione al numero 18 che si gira e aspetta il movimento di Scuratti vista e servita al numero 24 in area di rigore, Scuratti l'appoggio per Ferrato che fa la finta però è bravissima le pera a chiudere e ad uscire in grande stile, a vallone dribbling secco della numero 99 che apre sulla sinistra per Zecchino riparte il Pavia Palla a cercare Kodeka che però viene anticipata da Oliva e allora evita il peggio il Genoa. L'Epera. Asamoa fa scorrere il pallone, prova a passare la numero 66, poi creva Core. Lepera pressata da Bettalli. Commette anche fallo la numero 5 del Pavia. Arriva il fischio puntuale del direttore di gara. Spende tutto il tempo disponibile Agiles per la battuta di questo calcio di punizione nel frattempo prepara un altro cambio Filippini. Dovrebbe essere Campora ad entrare in campo. Acuti. Punta la numero 17. Poi Ferrato si porta il pallone sul mancino. Entra in area di rigore. Finisce a terra. Ancora una volta tutto regolare per il direttore di gara. Poi nuovamente Acuti che recupera il pallone e passa. Finisce a terra anche lei. Tutto regolare ancora una volta per il direttore di gara. Poi Fernandez pressata da Vallone ancora Fernandez cerca l'imbucata la numero 8 venezuelana arriva la chiusura di Semplici che poi viene messa giù da Fernandez sarà quindi calcio di punizione che la Pavia ha già battuto con il fallo commesso ai danni di Accoliti momento di confusione della partita allora Ferma tutto il direttore di gara perché c'è stato appunto il calcio di punizione, che deve essere battuto. Viene congelato momentaneamente il cambio. Con Filippini che chiama anche un'altra ragazza, pronta a entrare in campo anche lei. Quindi sarà un doppio cambio. Intanto qui si lotta ancora sul pallone, con Cuti che finisce a terra. Quindi calcio di punizione e adesso arriva il momento dei cambi che stavamo aspettando da qualche minuto. Il primo cambio lo fa la Pavia con la numero 21 Aprile che entra in campo al posto di Crevacore. E poi vediamo il doppio cambio nella Genoa con Scuratti. Che lascia il campo al suo posto campo. Poi vediamo la seconda sostituzione. Entra in campo Mele con il 44. Lascia il campo Fernandez. Non al meglio Mele. Entra comunque per questi ultimi minuti di partita. Con il Genoa che deve difendere il vantaggio. Calcio lungo di Giles. Palla che arriva direttamente in area di rigore. Poi Enrico. Mele. Uno contro uno con. Uh, Aprile, poi Campora Punta Samoa che però la chiude molto bene. E guadagna anche una rimessa laterale, a Vallone. Sbaglia poi l'appoggio allora in area di rigore. Semplici deve rimediare. All'errore, anticipando Ferrato, poi Bargi con il tacco. Ancora Semplice, palla che rimane lì, segna anche Bargi. Ma prima il direttore di gara aveva fischiato fallo, ai danni di Semplice, quindi si ripartirà con un calcio di punizione per il Pavia. Zecchino l'appoggio per Dugo che prova a passare, arriva però la chiusura da parte di Acuti ma il pallone torna nuovamente tra i piedi delle giocatrici della Pavia con la Codeca uno contro uno a vallone l'appoggio per Dugo che prova la conclusione blocca senza problemi in Forcinella, tiro che era partito molto bene brava Forcinella a trovarsi nel punto giusto commette fallo a Samoa ai danni di Bargi e quindi si ripartirà con una punizione per il Genoa con Enrico che batte a cercare il taglio di Ferrato, palla che però è veramente imprecisa e quindi Esce senza problemi migliazza, Codecà lotta su questo pallone. Poi Oliva con uh, Bettalli si lotta a centrocampo. Esce il Gena con il pallone tra i piedi. Poi Yacuti all'indietro per uh, Bettalli, lancio sulla sinistra. Per Mele, uno contro uno della numero 44, appena entrata in campo Bettalli. Prepara la conclusione. Invece, Crossa sul secondo palo, dove non ci arrivano né Ferrato né Campora. Palla che finisce sul fondo, quando siamo entrati nell'ultimo minuto regolamentare di partita, sempre 2-1 per il Genoa. Camporà limite dell'area. Apre sulla sinistra per mele 1 contro uno con Asamoa. Prova a passare mele. Arriva la chiusura di Aprile che gioca poi in verticale. Ma Codeca viene anticipata da Oliva che guadagna. Intanto saranno 4 e minuti di recupero. 240 secondi da giocare. Per il Genoa per cercare di difendere il risultato, per il Pavia per trovare il gol del pareggio, il pallone in aria per Avallone, Avallone! E al primo minuto di recupero trova il gol del pareggio il Pavia, le mosse dalla panchina di Berghivkier, prima Lepera, poi Avallone, è 2 a 2! Quando sembrava finita, arriva il pareggio della Pavia, la palla in verticale per Avallone, che non sbaglia davanti a Forcinella, e trova il secondo gol stagionale per la numero 99. Un gol pesantissimo. Che regala il pareggio alla Pavia, e quindi si ripartirà sul risultato di 2 a 2. Con il direttore di gara che comunica che si giocheranno 4 minuti. A partire da questo momento, 4 minuti per il Genoa, per cercare di tornare nuovamente in avvantaggio per il Pavia, per difendere un punto che sarebbe fondamentale in ottica lotta salvezza. Acuti, in avanti per Bettaglia, arriva il traversone sul secondo palo, palla che non è uscita, scavalca la traversa di Migliazza, Campora. Arriva la conclusione. Palla che finisce sul fondo. Arriva il rilancio di Migliazza quando è passato il primo dei 4 minuti di recupero. Codeca perde il duello con Enrico, poi l'anticipo di aprile ai danni di Mele che tocca per ultima il pallone, sarà quindi rimessa laterale per il Pavia. Leperà. Arriva poi il rilancio di Dubini che trova anche in maniera un po' fortunata a Vallone. Costretta a lottare con due avversari e finisce poi per commettere fallo. Sarà quindi calcio di punizione per il Genoa. Finale infuocato di questa partita. Con Enrico che cerca il pallone in avanti, colpo di testa di Semplice che ha dato vita a un grandissimo duello con Ferrato. Una. Differenza d'età tra le due giocatrici, ma grande prova della centrale della Pavia. Enrico verticalizza in aria di gore, il tocca di Dubini. Attenzione a Bargi che prova la conclusione che però non riesce a colpire. Bene, allora Migliazza blocca il pallone. Evita guai peggiori, due minuti e 15, se ne sono andati dei quattro di recupero. Ci ha provato il Genoa. Prova a resistere la Pavia. Aprile, lotta con Mele, l'ultimo tocco della numero 44 del Genoa, allora può prendersi quanto più tempo disponibile per battere. Prova a velocizzare il gioco Bargi, ma è di un'altra idea, Asamoa, e nasce una battibecco che poi... Si risolve subito in campo e allora, ultimo minuto di gara con Forcinella che si appoggia a Giles per cercare l'ultima avanzata della partita. Dugo rilancia molto bene e attenzione a Codeca che prova a passare, si oppone con il corpo Liva, non c'è calcio di punizione. Allora, nuovamente Genoa. Dugo nuovamente rispedisce in avanti il pallone. Enrico, 40 secondi alla fine lancio in avanti il colpo di testa di Dubini, Campora gestisce calcio in porta, il pallone però è debole e arriva la parata di Migliazza quando mancano pochi secondi alla fine della partita si prende tutto il tempo a disposizione Migliazza che rinvia adesso Pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Con Amele che ha già battuto. Bargi. La chiusura di Yasamoa. Tutto regolare per il direttore di gara. Si gioca. Enrico. Apre sulla destra per Acuti. Pescata in fuorigioco. E quindi. Si giocherà. Non si gioca più perché finisce qui. Finisce 2 a 2. Con il gol decisivo di Avallone nella finale. Aveva. Dominato per grandi tratti di gioco il Genoa che però esce con l'amaro in bocca da questa partita. Quinto pareggio stagionale. Secondo invece pareggio stagionale per il Pavia. Pareggio fondamentale perché porta a 20 punti la squadra di Verghivkier. Punto fondamentale per la zona salvezza. E quindi dallo stadio Arenzano, dallo stadio di... A Renzano, è tutto. Grazie per aver seguito questa gara con noi. Noi ci sentiamo in occasione delle prossime partite della Serie B femminile.